Buongiorno alla professoressa Patrizia Casaccia del Centro di Ricerca Avanzata presso l'Università della Città di New York. Professoressa, diciamo che la città questa mattina si è risvegliata con tante preoccupazioni per quello che sta avvenendo. Intanto, come si sta organizzando anche l'università presso cui lei lavora? Infatti, cioè, ieri sera sono stata fino a tardissimo, abbiamo ricevuto i primi comunicati verso le 10:10 di sera, verso le 22:10, chiedendoci che soltanto il personale di emergenza deve riportare all'università oggi. Eravamo già passati alle lezioni online a partire dalla settimana scorsa, per cui abbiamo cancellato seminari, conferenze. Abbiamo il travel ban per tutti i professori, nel senso tutte le ricerche, sia per lavoro che per hobby, non era possibile viaggiare. Ma adesso vogliono anche chiudere completamente i centri di ricerca, quindi stiamo organizzando le procedure di shutdown, chiudere tutti gli esperimenti, cercare di mettere da parte tutti i diversi materiali che potrebbero andare male. Abbiamo tanti topi transgenici che devono essere separati per evitare complicazioni. Ecco, lei ha È un po' origini, problematico. lei evidentemente ha origini chiaramente italiane, è una italiana che ormai da tempo vive e lavora negli Stati Uniti. Ecco, ci può raccontare come avete vissuto questa escalation di preoccupazioni, intanto guardando l'Italia, il suo paese d'origine, e poi insomma la preoccupazione che sta ora crescendo anche negli States? Guardi, io penso che gli Stati Uniti, ne parlavamo ieri con diversi amici italiani, ci siamo sentiti per via Zoom, per computer, e quello che pensiamo è che gli Stati Uniti avrebbero potuto imparare dall'esempio italiano, no? Ma in realtà, secondo me, c'è stata questa attitudine di noi siamo più forti, ce la faremo, no? Un discorso un po' strafottente forse, anziché imparare dall'Europa e cercare di implementare subito delle misure restrittive un po' più forti, le persone l'hanno presa molto alla leggera. E anche ieri ci sono state immagini ai supermercati, ai bar, ai ristoranti, le persone hanno iniziato a organizzare coronavirus parties, cioè è proprio assurdo, come se gli Stati Uniti fossero immuni da un virus che non capiamo. E ieri all'improvviso è come se ci fosse stato il risveglio, capito? Adesso si rendono conto che non c'è niente di particolare e che anche qui succederà la stessa cosa. E quindi tutti all'improvviso adesso shutdown. È stato anche il riflesso probabilmente del comportamento del presidente Trump, che anche lui inizialmente sembrava volesse sottovalutare questo problema, poi si è dovuto sottoporre un tampone, poi il risultato è negativo, ma lui stesso poi ha postato un tweet con le frecce tricolori dimostrando solidarietà nei confronti dell'Italia, cosa che probabilmente fino a 3-4 giorni fa non sarebbe mai accaduto. Sono d'accordo, secondo me adesso la gente si sta rendendo conto e io devo dire la verità, ieri dicevamo proprio anche con queste mie amiche, è la prima volta che veramente si sente qui a livello di nazionalismo fortissimo, nel senso che siamo orgogliosi di essere italiani, ma davvero di come l'Italia sta rispondendo, di come le persone sono riuscite ad aderire. A parte il momento iniziale dove la gente, come abbiamo capito noi, non aveva rispettato la raccomandazione di restare a casa. Adesso mi sembra che in Italia l'implementazione dello shutdown è completamente aderita. E Sì. quindi sì, probabilmente le persone avrebbero potuto fare la stessa cosa qui prima e cercare di appiattire questa curva dell'infettività, cosa che adesso non ci sarà, ci sarà questa cosa esponenziale. Se pensi, la sola università nostra ha 274.000 studenti, cioè Senta. diversi sono risultati positivi, per cui è una questione di tempo. Senta, le volevo chiedere in chiusura, lei è una scienziata, che idea si è fatta di questa pandemia? Ma io penso che una cosa che non si riesce a capire, che non è abbastanza, come si dice, propagandata all'esterno, è la complessità del meccanismo di replicazione di questo virus. Siamo abituati a capire meccanismi virali molto semplici, dove ci sono poche proteine che regolano l'assemblaggio virale. Questo è un virus complesso.
che utilizza una metodologia unica che si chiama ribosomal frame shifting. In altre parole, genera una serie di trascritti che poi si modificano per come si dice hijack, per prendere praticamente possesso della cellula, capito? Ma non è soltanto una modalità. Se un virus usa una modalità, è più semplice disegnare un vaccino, perché puoi attaccare direttamente solo quelle proteine. Mentre se questo è un virus più complesso, che ha questa modalità di diversi trascritti, diverse proteasi per creare delle proteine, è molto più difficile attaccarlo. È lì dove, secondo me, le persone si rendono conto che è più difficile creare un vaccino per questo virus. Ma lei pensa, insomma, che questa battaglia sarà ancora molto molto lunga? Non sarà breve. Il discorso è che se riusciamo ad avere molti casi mild, sintomatici, ma con senza avere insufficienze respiratorie, creiamo una immunità di massa a livello di comunità, per cui lo spreading del virus non sarà così diffuso come adesso, l'infettività dovrebbe diminuire. Però questo è un virus che rimarrà come l'influenza. Il discorso è che avremo forse l'immunità per combatterlo.